Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Ci troviamo nel mio laboratorio, quindi non è sicuramente perfetto perché è un taglio sporco, insomma. E quindi anche sotto vedete un po' la plastica di imballaggio, più che altro per preservare il fondo della cassa, che è appunto, come potete tranquillamente notare da voi stessi dal design, è una Klipsch serie Heritage. Esattamente, stiamo parlando delle Core Wool 3, che è, appunto sono alla prima progettazione, anzi la prima commercializzazione è del 1959. E la cosa che sempre stupisce è come dei diffusori fatti tantissimo tempo fa, se ci pensiamo, suonino ancora come dei riferimenti, nonostante ovviamente siamo alla terza evoluzione delle Core Wool, e quindi appunto ci sono stati comunque dei miglioramenti, delle modifiche, degli aggiornamenti anche. Perché banalmente alcune cose possono essere fatte meglio rispetto al 59. Come mi piace vederle l'Eclipse? C'è sicuramente qualcuno che piace vederle così, a me ricorda molto i caloriferi di mia zia, quindi preferisco guardarle e presentarle senza la parte frontale, che è comunque ottimamente fatta, tagliata dal legno, quindi veramente ottima. E niente, queste sono le Klipsch Core Wool 3, tutta la loro bellezza o bruttezza dipende dai vostri gusti. A me non dispiacciono. A qualcuno magari no, però a me non dispiacciono e soprattutto dopo averle sentite suonare dispiacciono ancora meno. Come suonano? Suonano, allora qua l'ambiente è un po' piccolo, assolutamente, lo ammetto, non era l'ideale portarle su però al secondo piano. Era particolarmente faticoso perché pesano tipo 45 kg. Non che non fosse fattibile, però portarle su e giù, due scatole, lasciamole direttamente dove era comodo per la schiena. E niente, però non possono essere disposte in un grande ambiente, possono essere disposte o lontano dalla parete o vicino alla parete. All'interno si trova anche tutti i dettagli del caso, perché anche Engineering Clips ci dicono cercate la posizione dove vi piaceva di più. Perché questi diffusori possono piacere, probabilmente magari l'avrei avvicinato un attimo di più alla parete, ma non era possibile. E niente, essenzialmente hanno la capacità di sparire dalla scena e io consiglio di posizionarli anche abbastanza distanti tra di loro. Sicuramente ecco almeno 2,5 metri, sì. Poi dopo ecco magari finite un po' vicino alle pareti, però non vi preoccupate, questo al massimo vi darà una mano maggiore sul basso. E poi la scena sarà all'interno, è bella all'interno dei diffusori, ma i diffusori non sono presenti, quindi questo è bellissimo. La coerenza timbrica è straordinaria come tutti i prodotti Klipsch, ma quelli della serie Heritage sono veramente ma veramente ben suonanti. Se pensate che il prezzo di listino è 7.000 euro, sicuramente non è poco, perché
per due diffusori 7.000 euro, appunto, molti potrebbero dire, però questa non un po' tanto. Tuttavia, non è raro trovarle anche a 40% di sconto, quindi al posto di 7.000 euro pagarne 4.000 è sicuramente un'offerta allettante. Lo trovate anche a meno, addirittura al 50% di sconto. Può capitare ogni tanto, se uno le sentisse e gli piacessero, tenga conto anche di queste cose che portate a casa per anche 4.000 euro sono veramente un gran ascoltare. Quattro parole di tecnica, poi dopo non esageriamo sulla tecnica. Tra l'altro faccio la recensione video quando ancora non le ho testate dal punto di vista tecnico, le ho solo ascoltate. Essenzialmente, però, cosa si può dire? Si può vedere che è un treville caricato in bass reflex, e il woofer è di 15 pollici a tripla onda, quindi praticamente è solidissimo. Non si muove e rimane sempre bello veloce, bello preciso, pulito, senza code. E niente, questa è una gran cosa. Poi dopo c'è ovviamente la tromba dei medi che è un driver, e poi dopo il tweeter in titanio e la tromba è di tipo Tractrix, che è appunto la tromba ideata da Paul Klipsch. E niente, quindi mi sembra di aver detto tutto. Ecco, poi dopo per maggiori dettagli leggete la recensione e niente, sicuramente degli ottimi diffusori che consiglio quasi a cuor leggero, perché proprio non solo mi sono piaciuti, ma è proprio bello ascoltare, molto vivo, molto live. E questo è tutto. Alla prossima recensione. Ciao ciao.